Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi, come avrete capito dal titolo e come avrete capito dall'immagine di copertina, diciamo, si parlerà di iPhone. Quindi vi farò vedere che cosa c'è nel mio iPhone 6. Ebbene sì, l'ho cambiato da poco, non perché l'altro insomma sia rotto, solo per appunto per uno sfizio mio, ecco. Era da un po' che ci giravo intorno e alla fine sono riuscita a prenderlo dopo vari tentativi vani e altro. Siamo riusciti a prenderlo. Allora, questo è l'iPhone 6 normale, color oro, e è quello da 16 giga. Lo so che tanti di voi adesso mi direte: oh, ma 16 giga come fai a farci stare tutto? Ragazzi, vi posso garantire che a me 16 giga bastano e avanzano anche. E non è per, sinceramente, per il prezzo, perché dal 16 al telefono quello un po' più grande, cioè veramente ci passerà una cinquantina, una sessantina di euro, quindi cioè sinceramente non mi sarebbe cambiato niente, però io con 16 giga mi trovo benissimo. Allora, iniziamo subito perché sennò sto video durerà un'infinità. Aspettate che tiro un po' più in giù, ok? Allora, come blocco schermo ci siamo io e Kyla. Kyla purtroppo non è più con noi, e non ve l'ho detto perché comunque è una cosa un po' brutta da parlarne, sinceramente mi viene ancora il mago adesso, e anche se è passato qualche mese, comunque lei rimane qua, ecco, e va bene, cambiamo argomento perché sennò davvero mi viene da piangere. Allora, lo sblocchiamo, riconoscimento digitale, quindi la schermata è questa. Allora, innanzitutto lo sfondo l'ho preso da un'applicazione che poi vi farò vedere dopo. Comunque, su alcune applicazioni non mi soffermerò più di tanto perché le avrete già viste, strariviste e riviste. Quindi, allora, avviciniamo un po', vediamo se si vede bene. Aspettate che metta a fuoco. Ecco, adesso sì. Allora, nella prima schermata ho due pagine. Troviamo messaggi, foto, calendario, orologio, fotocamera, che sono insomma le app di base che ci sono sull'iPhone. Poi c'è una cartella con scritto social e c'è un po' di ci sono un po' di cose. Allora, c'è YouTube, Messenger, che è l'applicazione quella della messaggistica di Facebook, ecco. Poi ci sono le mail. E Gmail è quella, diciamo, che la mail che gestisco per il canale, per insomma per YouTube e quant'altro. Google Plus, traduttore, che sapete tutti cos'è. Studio, che è un'applicazione fantastica se voi avete un canale YouTube, cioè senza questo io non posso stare, perché qua vi dice le visualizzazioni, i commenti, vi fa rispondere, insomma c'è di tutto, ecco. Ed è molto comoda. Dopodiché troviamo Snapchat, bellissima, sono praticamente tipo Periscope, però Periscope, spero che si pronunci così, di Twitter, però io non avendo Twitter ho questo, e ci sono le live, diciamo, di alcune persone che seguo. Poi Blogger, per gestire il blog, appunto. Repost, che sapete benissimo che è per ripostare le foto che troviamo su Instagram. Video DL, che in poche parole non so se c'è ancora, però in poche parole si possono scaricare dei video appunto da YouTube e riguardarli in offline quando si vuole. Poi cosa troviamo? Skype, sapete tutti cos'è. Ask, che ovviamente anche questo sapete tutti cos'è, non ve lo sto a spiegare, e trovate il mio contatto sempre nell'info box. E The Pop, che appunto è tipo un eBay, ecco, diciamola così. E Tag for Like, che in poche parole sono Tag for Like è praticamente l'applicazione per gli hashtag, ecco, non mi veniva la parola. Poi troviamo Pagine, che è il gestore delle pagine di Facebook. Trovate sempre i link sul mio canale se mi volete, sotto l'info box se volete seguirmi. Poi abbiamo un'altra cartella con scritto Martina. Allora, nella
prima applicazione bellezza, che adesso non mi ricordo, l'ho scaricata, aveva un altro nome, però mi sa che non la trovate più sull'Apple Store. E comunque ci sono un po' di ricette di bellezza da fare in casa. Poi c'è Been Together, che in poche parole inserite il giorno del vostro fidanzamento, ecco, il giorno del vostro fidanzamento, e vi calcola appunto gli anni, i mesi, i giorni, tutto vi calcola. Quindi io e Marco stiamo insieme da ben 5 anni, 3 mesi e ben 13 giorni, alla faccia. Poi Promemoria, che sapete tutti è un'applicazione che c'è già nel telefono, note uguale, e Edo, che in poche parole, adesso non so perché mi fa di nuovo, insomma adesso non ve la faccio vedere perché sennò c'è di nuovo da registrarsi, si vede che ha fatto l'aggiornamento e si è cancellato. In poche parole Edo è se tu praticamente, se voi mettete non so, ad esempio l'estate, come bevanda, vi dice quante calorie ha l'estate, ecco, spiegata un po' così. Poi c'è Heyday, che sapete tutti cos'è, il gioco, quello della fattoria, insomma ve l'ho fatto vedere forse in un altro video. Poi c'è Farm Hero Saga. Poi c'è questa cartella che forse è un po' più la più interessante, diciamo, è come modifico le foto. Ho Insta Collage, che per fare i collage delle foto. Square Edit, che ti permette di rimpicciolire le immagini per farle entrare in Instagram. Fonto, che in pratica è un'applicazione dove si può scrivere sulle foto, ecco. Adesso vabbè, magari facciamo una foto, che ne so, a caso, così. Usa foto e adesso aspettate, ve la faccio un po' vedere così. Add text, mettiamo, che ne so, ciao, aiuto, ecco, vedete, e vi viene scritto ciao. Quindi questo è anche molto utile, spesso scrivo sulle foto e questo è diciamo l'applicazione che mi aiuta, ecco. Poi c'è Insta Mirror, che permette di fare delle foto con effetto a specchio. Color Effect, in pratica da una foto in bianco e nero si può praticamente colorare solo una parte, che ne so, se faccio una foto in bianco e nero e io do il rossetto rosso, passo sulle labbra e in pratica viene l'effetto del rossetto rosso su una foto in bianco e nero, non so se mi sono spiegata. Poi Peak Effects, chissà perché mi è venuto da dire così, in poche parole sono vari effetti, sono molto belli, mi sembra che sia a pagamento, se non sbaglio questa, mi sembra 80 centesimi, 90 centesimi massimo. Poi c'è Creative Shape, in poche parole, se non ricordo male, ah sì, è vero, sì, si possono mettere varie foto in vari formati, in varie figure, ecco, e ci si può anche scrivere sopra alle foto. Poi c'è Cream and Sugar, è di nuovo aspettate, magari ve lo faccio vedere meglio e se riusciamo a togliere la pubblicità. Quanta pubblicità che c'è in queste cose qua. Ciao! Vedete? Allora, adesso facciamo le foto. No. Cancel. Allora, facciamo le foto. Praticamente fanno 4 foto e te le mette tipo formato macchinetta. Adesso, a parte questo, vedete, mi mette in formato queste quattro foto, ecco. Sì, magari non la salviamo e facciamo finta di niente ed era di prova. E invece quest'altra applicazione non l'ho mai usata bene e sinceramente non mi ricordo neanche come si faccia. Ecco, si fanno tipo delle foto e poi in base a come si muove, ecco, vedete? In base a come muovete il telefono è come se fosse una foto olografica, ecco. Vedete? Adesso muovo il telefono. Dai, figata, comunque. Non l'ho mai usata, però per peccato quello. Invece Split Peak, sempre per fare delle foto, è un po' incasinata anche questa da spiegare,
Vi faccio magari vedere un video tutorial, vediamo se riusciamo a far stare nei tempi. No, perché non parte. Perfetto, comunque è un altro, diciamo, è un'altra app per le foto, ecco. Insta Fisheye è per fare delle foto con questo effetto. Ecco, questo ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere direttamente così vedete la differenza. E poi abbiamo Pico Suite che e poi ce n'è ancora, scusate. Pico Suite che in pratica è sempre un'app appunto per le foto ed ci sono vari effetti. Poi abbiamo InstaVideo, Filigram e RevioCam che sono sempre appunto delle applicazioni per modificare i video. Poi troviamo Safari che appunto è il motore di ricerca della Apple, ecco. Poi Astri, che praticamente è l'oroscopo di Paolo Fox, ecco. Poi c'è la Simplifying Planner, se non sbaglio si pronuncerà così. Questa qua l'ho vista, questa applicazione l'ho vista presentata dalla Marti, del canale Martina Coco Chanel, a cui ovviamente mando un bacio grande. Ciao Marti. Però ve ne parlerò meglio in un altro video. E poi c'è Home Budget, che serve per tenere i conti, diciamo, delle spese, e ovviamente non ve la apro perché ci sono le mie spese personali e ce ne sono tante, vi posso garantire. Poi c'è Coffee Raider che secondo me è un po' una cavolata, però in teoria alleggerebbe i fondi di caffè e forse pagamento anche questo, se non sbaglio. Poi c'è Live Sum, aiuto, inglese viene a me. Praticamente questa qua è un'applicazione che ti consente di tenere il tuo peso sotto controllo, cioè inserire tutto quello che mangi, l'attività fisica e insomma la sto sperimentando, poi magari ve ne parlerò in un altro video meglio. Poi c'è Aigino che insomma è per tenere controllato il ciclo e quant'altro, per noi femminucce, ecco. Qua sotto nella parte fissa, ecco, dell'iPhone troviamo telefono, WhatsApp, Instagram e Facebook che appunto non vi sto neanche a spiegare perché tanto lo sapete già tutti. Poi c'è Utility, che in poche parole è Inutility veramente, dove troviamo edicola, memo vocali, FaceTime, borsa, contatti, bussola, iBooks e Apple Watch che ovviamente non uso. Poi già qua c'è un misto, allora c'è pagine bianche, che ovviamente sono le pagine bianche, insomma, My Vodafone, che è l'app per controllare il mio credito e i miei giga, insomma le mie promozioni nel telefono, ecco. Poi c'è Relax Moment, mi sembra che si chiami, in poche parole ci sono tutte delle musiche rilassanti, belle, mi piace un sacco. TripAdvisor, che assolutamente se non c'è questo io non mi muovo da nessuna parte, ma sapete già che cos'è. Waze, che è praticamente un navigatore satellitare e anche questo molto valido e sapete tutti che cos'è. Poi c'è Around Me, in poche parole questa applicazione ti permette di trovare dei posti, alberghi, banche, bar, caffè, cinema e tutto quanto vicino a te, quindi usa il GPS, ecco. Poi c'è Contact Sync, in poche parole questo qua ti dovrebbe garantire di avere tutti i tuoi contatti, ecco, di non perderli mai. E quindi in teoria io, visto che ho avuto un problema con l'iPhone, col 4S, una volta mi si sono cancellati tutti i contatti, se avessi avuto questo non ci sarebbero stati problemi, però l'ho scaricato dopo, peccato. Poi Countdown, che ovviamente è un'applicazione dove calcola i countdown, adesso c'è il countdown delle ferie, oh mamma si è chiuso. E poi c'è Characters, credo si pronunci così, che sono i vari caratteri un po' strani. Adesso magari vi faccio vedere. Andiamo in un messaggio. Vi faccio, che ne so, questo dell'1 euro. Ecco, questa è la schermata normale, questi qua sono gli emoji dell'iPhone. E questi, ecco, sono quei simboli che vi dicevo prima di Characters. Questa qua è, diciamo, è la tastiera di questa applicazione. Poi troviamo produttività, cambio mano, aiuto, mi sto stancando. Dove troviamo? iTunes Store, mamma mia, scusate. No, ma, cioè, che bel video che sto facendo, molto incasinato.
Allora, vediamo se riesco a mettere a fuoco, perfetto. Allora, My Folder, che in poche parole è una cassaforte di dati, ecco. Per entrare bisogna mettere ovviamente i dati e poi ci sono tutte le password. Poi mappe, game center, video, passbook, meteo, musica, salute che non uso mai. Poi suggerimenti e podcast che ovviamente non uso mai. Poi Shazam per riconoscere le canzoni, insomma lo sapete benissimo. App Store, che ovviamente sapete tutti cos'è, impostazioni. E poi c'è il meteo, il meteo.it ovviamente, insomma per controllare il meteo perché quello dell'iPhone non è molto attendibile. Poi c'è Termo. Qui ti misura praticamente la temperatura della giornata, siamo a 29 gradi, ma secondo me in casa, perché fuori ce ne saranno 40, perfetto. Poi c'è calcolatrice, normale, Oggi in TV, che ovviamente ti mostra tutti i programmi della serata, ecco, della serata, della giornata. Poi c'è il mio calendario, che è quello praticamente che ti tiene il conto dei compleanni, ecco, dei tuoi amici di Facebook. Poi c'è PayPal, sapete tutti cos'è, non ve l'apro perché appunto ci sono i miei dati, non è carino. Poi c'è Trova iPhone, sapete tutti che cos'è. Poi c'è Wish. Wish è un'applicazione ed è un sito stupendo. E ve ne parlerò meglio in un video dedicato perché ho un po' di cose da dire. Poi c'è Conto Banco Posta. Io vendo il conto in banca, questa applicazione è fondamentale. Ecco, Wallpapers. È qui che ho preso il mio sfondo. Voi andate, ci sono una marea, ecco, vedete. Questo è il mio sfondo, ci sono una marea di sfondi bellissimi, davvero, molto valida come applicazione. Poi ci sono vari segnalibri qua, delle pagine di Safari che ho salvato, ecco. Poi c'è Traffico è utilissimo per chi viaggia spesso, appunto, insomma ci sono le varie autostrade da poter scegliere e è molto attendibile. E mi dice se c'è traffico o altro. E poi per finire c'è Wi-Fi Finder, che in poche parole ti cerca le reti Wi-Fi libere che ci sono intorno a te. E niente, allora, spero che questo video sia utile a qualcuno. Ovviamente suggeritemi un po' di applicazioni che magari che trovate interessanti, perché sono sempre pronta a sperimentare. Anzi, ringrazio molto perché negli altri video, negli altri due video che ho fatto, negli altri due What's on My iPhone che avevo fatto, molte persone mi hanno suggerito un sacco di applicazioni e molte ne ho scaricate anche sull'iPad, quindi magari prossimamente farò anche un What's on My iPad anche se non è molto comune come tag, è più comune il What's on My iPhone. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate. Spero, adesso vado al montaggio, spero che questo video sia venuto abbastanza bene, speriamo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione. Ciao!